A tutti gli appassionati, ben ritrovati con la voce imponente. Ci apprestiamo a mettere a fuoco i campionati dilettantistici di calcio che dalla Serie D alla seconda categoria vedono protagoniste le compagini del Ponente Ligure. È con noi Romano Luppi, bentornato Romano. Ciao, un saluto a tutti gli spettatori. Iniziamo con la Serie D in grafica, risultati e classifica dopo 35 turni. L'Argentina coglie un pari prezioso in terra lombarda contro la Caronese in virtù dei contemporanei pareggi di Sestri Levante, Gozzano e Rapallo Bogliasco e della sconfitta interna del Pinerolo ad opera dello Sporting Bellinzago, sempre più leader del torneo. A tre gare dal termine si avvicina il momento della verità. Romano. Domenica scorsa ci sono state una sorta di favori incrociati tra l'Argentina e lo Sporting Bellinzago. L'Argentina è riuscita a bloccare la Caronese sullo 0-0, che è la seconda, lo Sporting Bellinzago prima ha battuto il Pinerolo, quindi l'Argentina si è portata a più uno sul Pinerolo, l'ha staccato in classifica, mentre lo Sporting Bellinzago è andato a più 5 sulla Caronnese. Domenica prossima ci sarà Sporting Bellinzago Caronnese. L'Argentina riceverà la Novese, l'ultima in classifica, che è reduce da un 7-0 casalingo contro la Lavagnese, e in più ci saranno diversi confronti diretti, perché il Pinerolo andrà a Gozzano. Gozzano a 55 punti, secondo me ormai è tagliato fuori dal discorso playoff. E però quello che preoccupa del Pinerolo è il momento altamente negativo, perché quella di domenica scorsa è la quinta sconfitta consecutiva. Mentre il Rapallo Bogliasco, che è a 2 punti dall'Argentina, mi sembra la squadra più accreditata per insidiare i rossoneri e contendere il quinto posto alla squadra di Asco. Rapallo Bogliasco ospiterà Undertona, che ha poco da chiedere a questo campionato, salvo tranquillamente. Poi ci saranno, nei prossimi turni, vedremo Lavagnese Argentina e Argentina Undertona, mentre Rapallo Bogliasco giocherà in casa della Fezzanese e ospiterà l'ultimo turno la Lavagnese. Il Pinerolo avrà la Pro Settima in casa e la qui fuori, quindi è un quadro abbastanza, diciamo, favorevole all'Argentina, secondo me, in queste 3 partite. Diciamo che a volte l'Argentina in casa non ha espresso il gioco migliore. Domenica giocheranno allo Sclavi, non giocheranno più al Comunale. Però, insomma, contro la Novese, caso fuori, la squadra di Ascoli deve vincere, la vittoria d'obbligo. Per il resto, ritengo che rispetto alla partita di domenica scorsa sia un ottimo punto quello ottenuto dai rossoneri. Sia perché si sono presentati in casa della Caronese con una formazione fortemente rimaneggiata, mancava parecchi giocatori, mancavano soprattutto in difesa, e sia per la forza dell'avversario. Uno 0-0, io ho visto la sintesi, è stato frutto delle grandi parate di Manis, perché penso che con un portiere normale per la categoria la vittoria della Caronese sarebbe stata cosa certa. Invece ha sfoderato degli interventi veramente eccezionali, ha consentito all'Argentina di cogliere un punto che nell'economia della classifica, a questo punto del campionato, 3 giornate dalla fine, può pesare molto. Bene, grazie Romano. Passiamo ora al torneo di eccellenza. Un finale pirotecnico si laurea campione con un turno d'anticipo. L'Unione Sanremo cede al Comunale al Real Valdivara, mentre l'Imperia resiste agli attacchi del Riva Samba e conquista matematicamente la quarta piazza. Con il pari in terra genovese, il Ventimiglia è a 1 punto dalla salvezza. Romano, siamo all'ultimo atto. Sì, non è proprio l'ultimo atto, perché Magrazzurri Unione Sanremo si disputerà domenica 1 maggio per consentire alla squadra di Cevoli di preparare al meglio la finale di Coppa Italia, che si giocherà mercoledì prossimo, come sappiamo, al Due Strade di Firenze contro il Mazara. Quindi il campionato, la regular season, non finisce qua, ci saranno playoff e playout, e in questo senso bisogna ancora vedere cosa faranno alcune squadre della nostra provincia, segnatamente l'Unione Sanremo in relazione ai playoff e il Ventimiglia in relazione al playout. Al Ventimiglia domenica prossima basterà un pareggio in casa contro una sammargheritese che è tranquilla per evitare matematicamente la coda degli spareggi per non retrocedere. Quindi il destino è in mano alla squadra di Caverzan. Dipende da un suo risultato. 2 risultati su 3, gioca in casa con la sammargheritese, il Ventimiglia in playoff li deve evitare. L'Unione Sanremo invece saprà che risultato deve ottenere
dopo aver giocato la finale di Coppa Italia, perché perdendo domenica scorsa in casa Correa Valdivara, di fatto si è fatta agganciare dal Magrazzurri, che nel frattempo ha recuperato degli squalificati. Quindi le due squadre si trovano tutte e due a 57 punti e agli spareggi ci andrà solo la seconda. Vedremo l'esito della Coppa Italia, perché la Sanremese potrebbe anche andare a giocare in casa del Magrazzurri, e, avendo già vinto la Coppa Italia, quindi già da promossa in Serie D. L'Imperia affronterà l'Erici Castel, che ormai è l'ultimo retrocesso da tempo, e se chiude con una vittoria in casa arriverà a quota 47 ed è un ottimo risultato per la squadra di Bocchi. Finale che ha vinto matematicamente il campionato domenica scorsa, meritatamente, l'avevamo già detto nella puntata precedente, e il 6-1 in casa del Rapallo conferma come il finale abbia avuto il miglior attacco, la miglior difesa, il maggior numero di vittorie e il minor numero di sconfitte, quindi anche i numeri sono dalla parte della squadra di Buttu, che ha meritatamente centrato, dopo anni che l'ha sfiorato, il salto in Serie D. Grazie Romano, ora passiamo al torneo di promozione. Con una vittoria sofferta ma legittima, il Taggia conquista la certezza di disputare i playoff, anche grazie all'inattesa sconfitta dell'Egino contro il Certosa e del pari tra Borzoli e Campomorone. Il Camporosso travolge il Quiliano ma rischia il sorpasso dell'Andora, che si è sorprendentemente aggiudicata il derby contro il Pietraligure. Romano, appare difficile per il Taggia scalzare l'Albenga, mentre ancora più complessa la situazione del Camporosso. Sì, diciamo che intanto il Taggia ha centrato l'obiettivo stagionale. Dopo tutta una serie di campionati in cui si sono salvati tranquillamente, hanno mantenuto la parte sinistra della classifica, era l'anno in cui la società voleva un salto di qualità, e questo salto di qualità c'è stato. La matematica certezza dei playoff con una giornata di anticipo è un obiettivo indubbiamente importante per la società. Adesso il Taggia è quarto, preceduto dall'Albenga di un punto, quindi domenica prossima si stabilirà chi giocherà i playoff nella gara secca in casa e potrà accedere alla finale con due pareggi. Il Taggia andrà a far visita a Larenzano, che è in piena lotta play-out, mentre l'Albenga giocherà in casa dell'Egino, che è una delle tre squadre che sono quinta in classifica e si disputano l'ultimo posto per accedere ai playoff. È una situazione difficile per entrambe, perché se vogliamo nessuna può regalare qualcosa, nessuno può avere un calo nelle motivazioni. L'Arenzano deve restare quintultima per salvarsi con due pareggi nelle gare di andata e ritorno. E nei play-out troviamo il Camporosso, che è penultimo a pari punti con l'Andorra, giocherà in casa del Campomorone e Santocese, che è un'altra delle squadre che sono quinte, e l'Andorra che andrà in casa di un Quigliano che è ormai in retrocesso. Certosa, che è la squadra che precede la coppia Camporosso-Andorra di un punto, che giocherà in casa della Praese, che ormai più o meno non ha più niente da chiedere, cioè quota 37 a 4 punti sopra il play-out. Quindi la situazione del Camporosso per quanto riguarda gli incroci di domenica prossima tra le quattro squadre che giocheranno nel playout è quella un po' più complicata. Detto questo, secondo me Camporosso da ripescata e da matricola per il campionato di promozione ha già ottenuto un buon risultato per il fatto di essersi assicurata la possibilità di disputare gli spareggi. Poi c'è un Trotto in gran forma che ha fatto doppietta domenica prima, tripletta domenica scorsa. Nulla è precluso alla squadra dei Luci. Voglio fare una considerazione sulle due squadre che domenica scorsa hanno vinto i due gironi di promozione libera. Albisola nel girone A e Mocconesi nel girone B. Si tratta di due novità assolute che il prossimo anno giocheranno in eccellenza, quindi qualcosa di inedito per l'eccellenza 2016-2017. Grazie Romano, e ora la Lavagna Tattica. Ben ritrovati sulla Lavagna Tattica, oggi andiamo a sviscerare il Taggia che ha sconfitto la Veloce. Taggia schierato da mister Tirone con una 4-2-3-1 che prevedeva il promettente classe 99 Ventrice a difesa della porta, linea difensiva 4 con il terzino destro classe 96 Simbari, coppia centrale formata dal capitano Baracco e da Mangione, con Panizzi laterale Mancino col 6 alla Roberto Carlos. Nel cuore della mediana troviamo Rosso, il match winner, e Pinasco, vero cervello della squadra, abile a smistare palloni quanto ad accompagnare la manovra offensiva.
Sulle corsie esterne troviamo il classe 96 Asconio a destra e il rapido intraprendente Cerardi a sinistra. Entrambi pronti a inserirsi nelle traiettorie disegnate dal numero 10 Cuneo, raccordo ideale tra centrocampo e attacco e catalizzatore della manovra offensiva. Unica punta, il fisico Brizio, che si è adoperato in un incessante lavoro di sponda che probabilmente lo ha privato della necessaria lucidità sottoporta. Da rivedere i tempi degli inserimenti dei terzini, che non creavano superiorità numerica sulle corsie esterne lasciando troppo isolate le ali. Asconio ripiegava generosamente ma raramente riusciva a penetrare in profondità, mentre Gerardi, avvalendosi di un'ottima tecnica individuale, continuava a puntare i difensori avversari, ma senza l'adeguata assistenza non trovava la percussione determinante. Mister Tirone trovava la svolta tattica dalla panchina. In avvio di ripresa rinunciava sorprendentemente a Cuneo, sostituendolo con il vivace Garino. E a ridosso della mezz'ora era un generoso Brizio, in evidente debito d'ossigeno, ad essere avvicendato con il libico Semati, idolo dei tifosi di casa e ripetutamente incitato dal pubblico col soprannome di Tatà. E così il Taggia si rianimava. Garino usciva dai blocchi, tirando su di sé i difensori avversari. Teneva a palla e apriva le maglie della difesa ospite innescando Asconio e Gerardi. Lesti a cercare Semati, che rapido e tecnico svariava lungo l'intero fronte d'attacco, dando imprevedibilità e sostanza all'offensiva dei padroni di casa. Il gol di Rosso era la logica conseguenza di una pressione costante, continua e crescente. Il Taggia si è dimostrato un collettivo dotato di grande spirito di sacrificio e, pur faticando oltremodo, ha avuto meritatamente la meglio su avversari inferiori tecnicamente ma assai tenaci, tra i quali annoveriamo il numero 1 Cerome e l'imponente difensore centrale Ivaldi. Il sogno continua. Ceriale e Pallare non fanno sconti, a farne le spese sono Spedaletti e Golfo Dianese. Ne approfitta il Don Bosco Vallente Media, che espugna il campo dei Savonesi della Speranza e continua a coltivare il sogno playoff. Salvo il Bordighera. Romano, 180 minuti per delineare il quadro playoff. La situazione è quanto mai ingarbugliata per quanto riguarda i playoff. Ad oggi non ci sarebbe la semifinale tra la seconda e la quinta, visto il distacco dei punti. Seconda Pallare, quinta Don Bosco Vallente Media. Ci sarebbe invece la semifinale tra Varazze Don Bosco e il Golfo Dianese. Però domenica il Golfo Dianese riposerà, mentre ci sarà il derby tra Don Bosco, cioè il Don Bosco Vallente Media ospiterà il Varazze Don Bosco. In questo contesto proverà a inserirsi lo Spedaletti, che però giocherà col Pallare, che è secondo ma ha un punto dalla prima. E non può assolutamente mollare, perché il Ceriale ha un turno sulla carta agevole in casa del Pontelungo che non si gioca più niente. Quindi questo quadro è in divenire, è quanto mai incerto, la quinta deve ridurre il distacco dalla seconda, le altre devono mantenere o cercare di migliorare la posizione in classifica e quindi tutto si annuncia molto combattuto fino all'ultima giornata, dove ci sarà Ceriale, Don Bosco e il Golfo Dianese, che dopo aver riposato ospiterà lo Spedaletti. In tema playout, Bordighera già salvo e domenica andrà in casa dell'Altarese. All'Altarese mancherà un punto perché al Città di Finale, che è terz'ultimo, deve ancora osservare il turno di riposo nell'ultima di campionato e quindi un pareggio accontenterebbe sia l'Altarese che il Bordighera. La classica partita che il Bookmakers non potrebbe. Grazie Romano. Chiudiamo con la seconda categoria. Manita della Lazio al Borghetto, roboante vittoria esterna della Sansevese a Borgio Verezzi, cala il sipario sulla seconda. Romano, le considerazioni sul quadro playoff? Ma dunque, io ho parlato con l'allenatore della Sansevese, Gian Piero Pesante, che è un mio amico di vecchia data, e mi ha detto che loro al momento non sanno ancora se dovranno disputare il playoff, perché hanno un distacco di più 9 dalla terza e quindi teoricamente molto di più del distacco minimo richiesto dalla federazione per poter disputare gli spareggi. Doveva essere seconda contro quinta e terza contro quarta anche in questo caso, ma avendo un distacco tra la seconda e la terza di 9 punti, è probabile, salvo comunicazioni differenti, che il playoff non si giochi e che la Sansevese venga promossa. Cosa che sarebbe molto meritata, perché avevo già detto nella trasmissione precedente che a Lazio a parte, che ha fatto un campionato a sé, la Sansevese è la vincitrice morale di questo campionato di seconda categoria. E i numeri confortano. I numeri confortano la tesi, perché ha il miglior attacco, la miglior difesa e ha vinto 11 delle ultime 12 partite. Ha perso solo con la Lazio, quindi dati alla mano
la San Stevese ha fatto un grande campionato. Per quanto riguarda il playout del Dadiana, anche qua bisogna vedere, dovrebbe esserci Dadiana Priamar, però non capisco l'utilità di disputare dei playout in un campionato dove non c'è la retrocessione, perché le squadre della provincia di Pera che si scrivono ex novo vanno direttamente in seconda categoria, perché non c'è un girone di terza. Al limite può servire qualora un domani la federazione decidesse di fare un girone di terza categoria, però dovresti avere determinate condizioni, un certo numero di iscritti, certo. Un certo numero di... Al momento non è fattibile. Anche per non far, non lo so, magari quest'estate si scrivono 10 squadre ex novo e ci sono i numeri per fare una terza categoria tra Imperia e la Benganese, ma al momento non mi sento di sbilanciarmi su questa questione. Bene, io ringrazio Romano Lupi per il suo intervento. Grazie a te Alain, un saluto a tutti gli spettatori. E prima di congedarci, come di consueto, vi do appuntamento alla nostra rubrica di coda Vecchie Storie di Calcio. Alla settimana prossima. Perde la palla. Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca il Parchi. Palla al centro per Müller. Ferma Girea. Perdoni. Gentile ha finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Ben ritrovati con Vecchie Storie di Calcio, siamo nuovamente ospiti di Ezio Allegri. Ciao Ezio. Ciao a voi, grazie della compagnia. E oggi voglio parlare di diversi personaggi con te, in particolare diciamo uno che ha colpito la mia attenzione perché ne ignoravo completamente l'esistenza. Poi ho scoperto essere il giocatore straniero che ha disputato maggior numero di campionati di Serie C, oltre 350 presenze, circa una settantina di gol. Parlo di Orlando Rao, detto Petisso. Era il soprannome, essendo alto uno, non arrivava a 1,60 e di conseguenza Petisso gli è rimasto come questo nomignolo a tutti i livelli, no? Come pesava? In tutti i campi che lui frequentava, ha sempre portato, era un'attrazione in più andare a vedere questo piccolo argentino che faceva diventare matti tutti, no? Ed è stato veramente, oltre un grande giocatore, ma era veramente un uomo semplice, buono, non ha mai accettato di andare via dalla Sanremese, sì, nonostante ha avuto richieste da categorie superiori. Ha fatto dei provini anche con squadre di Serie A? Sì, ma lui andava, poi ringraziava e tornava a casa. Non ha sfruttato pieno le sue potenzialità, perché nonostante il fisico era un uomo che faceva i 15 e poi era un essere man fantastico, li faceva fare agli altri. Tutti i centravanti che hanno giocato con lui e se lo coccolavano. Perché? Perché era uno che giocava per gli altri. Io ho sentito che quando è stato uno di questi provini con la Reggiana, ho letto sull'enciclopedia della Sanremese, aveva fatto un tunnel addirittura a Romano Fogli, aveva comunque incantato, sì, le folle con la sua classe. Ma sono parecchi gli altri giocatori di Serie A che se lo ricordano. Credo di sì. Aveva incrociato anche la Fiorentina e fece incrociare gli occhi a Armando Segato, che è stato un mediano che ha giocato addirittura in nazionale. Voglio dire, no, uno lo vedeva e quando provavano a dargli le cosiddette botte riusciva a saltarli, no? E poi faceva un po' la nonna con gli arbitri, gli faceva, non so come dire, era quasi anche una tattica. Se tu pensi che lui, che arrivava a 1,60 scarsi di nuca, avrà fatto, che mi ricordo io, gli hanno visti fare 7-8 in quando lo seguivo, di nuca, lui saltava, prendeva il tempo, logicamente era una tattica, no? Chi calciava il calcio d'angolo, lo tirava a mezza altezza, lui andava incontro in questo senso. E poi, segnava così? Con la nuca. Insomma, era il classico argentino estroso. No? Non si è mai saputo, perché i dati parlano che è nato nel 26. Però ci sono dei dubbi sugli anni effettivi, sì. Però non si sapeva, perché la faccia era sempre la stessa, ma per lui gli anni si erano fermati.
E allora lui dice, no, ma io sono nato con il 124, 26, e un anno diceva, quando si dimenticava, diceva. Però grande personaggio, poi è stato... 13 anni a Sanremo, come giocatore. E poi, esatto, poi è rientrato come, perché è stato anche all'Imperia, allenare, poi è rientrato alla Sanremese. Sì, e... era tornato, è andato in Argentina e i tifosi avevano fatto una colletta per farlo rientrare. Sì, questo è la dimostrazione come se cioè, si erano affezionati a, a quest'uomo, che poi era di una simpatia incredibile, perché gli ultimi anni ci si divertiva, fai tornei con lui perché entravi matematicamente nei primi quattro e lui veniva pagato con, non so, la damigiana d'olio, un prosciutto crudo, oltre quelle due elettriche, è logico che noi non... già eri contento di giocare con lui, perché ti portava direttamente nei premi. E allora qualsiasi cosa c'era, e faceva questi tornei, era un'attrazione, e all'epoca aveva superato i 40 anni, dico, era, non aveva un filo di grasso meno, il campi a 7 dominava con la tecnica che aveva. Grande persona e ottimo giocatore, lo ricordo con affetto e gli ultimi anni ha fatto il portiere in un albergo in Corso Garibaldi, mi sfugge il nome, comunque beh, poi è mancato, ma un pezzo di storia gli appartiene. E invece un altro personaggio di cui mi hai raccontato aneddoti divertenti riguarda un po' la storia dei massaggiatori della Sanremese, abbiamo visto quelle foto e parlo di Ginette in particolare, però insomma, mi racconti un pochino di loro, sì, loro tre. I tre massaggiatori della Sanremese. Abbiamo le foto qua su questo bellissimo libro. Uno in particolar modo, cioè, siamo di classe. Siamo stati in collegio assieme, siamo amici tuttora, siamo classe 49, Angelo Pratico, che è stato 20 anni dopo praticamente Ginette si è ritirato e lui ha fatto questi ultimi 20-25 anni. E è diventato massaggiatore per passione e poi è diventato un lavoro. E poi la Sanremese ha avuto due personaggi, tutte e due, perché erano due ex pugili. Marini diceva che lui è stato campione d'Italia avendo battuto, no, proprio Guindani, perché era più forte. E Guindani ha sempre detto, no, lui è stato, era Emiliano, parlava un po'. Allora, no, è stato un disonesto, perché io al centro del ring sono andato come fanno i pugili, cioè tocchi i guantoni, invece lui mi ha dato un destro e mi ha messo KO. Ma non, no, perché io ero tecnico, lui. Guindani diceva che lui era tecnico e Marini era solo forza. Beh, Marini è un fisico imponente. E lui, ma Guindani diceva, ma io ho la tecnica, io boxavo, lo toccavo via, lo facevo diventare scemo. E Marini diceva, sì, ma io sono campione italiano. Ironia della sorte, Marini diventa massaggiatore della Sanremese perché Guindani viene sostituito, cioè squalificato, e sono andati a chiamare Marini, che aveva una sua attività, però insomma, e ne prese il posto, cosa che Guindani gli avessero tagliato la mano destra, gli avrebbero fatto. Poi Marini, che era classico romano con un caratterino, fu squalificato anche lui e ripresero Guindani, che nel frattempo aveva finito la squalifica. Ma anche loro sono personaggi che hanno creato e hanno tutti una storia. Io Marini l'ho conosciuto anche a Caponero, veniva a massaggiare le clienti facoltose, no? Ed era uno spettacolo starla a sentire, perché lui mi raccontava che all'epoca per guadagnare dei soldi dovevi andare all'estero. E allora lui, io andavo in Kenya, c'erano stemme gracci, ma non ci sapevano fare, io prendevo i soldi e via, tornavo in Italia. Poi ha detto in Germania, organizzavano gli italiani gli incontri, non sono mai tornato sconfitto. Cioè, che hanno avuto una vita avventurosa, sono stati... E aveva intrapreso la carriera di massaggiatore anche suo figlio, che è stato massaggiatore in Serie A nel Cesena. Dopodiché ne ho perso le tracce, no?
E Angelo praticò, invece lui, abbiamo fatto fino agli juniores assieme, poi lui per il lavoro meno, e poi la passione è sempre rimasta e si è dedicato 25 anni alla Sanremese, quando sono andati in C1, sono partiti dalla promozione e sono arrivati in C. E lui era un massaggiatore della Sanremese, tre ottime persone comunque. Ginette particolarmente era simpatico perché quando lo facevamo arrabbiare, non bestemmiava, ma benché in Emiliano, no? Perché lo prendevano, era un po'. I giocatori ci aveva due bellissime figlie e i giocatori gli dicono: Ginette, io vorrei uscire con tua figlia, va via che ti spacco la testa, no? Insomma, ma anche loro, ognuno, insomma, tutti e tre persone fantastiche. Ma di Ginette mi hai raccontato anche un episodio molto particolare. Ginette ci sarebbe, io sono convinto un libro solo per lui, perché in una partita molto calda, adesso però non mi ricordo più se è Pavia, comunque c'è stato, finito il primo tempo, succedeva all'epoca in questi campi un po' caldi, e avevano salito uno o due giocatori da Sanremese, anche e lui, insomma, gli avevano messo anche lui un po' le mani addosso. A un certo punto, fischia all'inizio del secondo tempo, si vede un giocatore della Sanremese per terra e poi si vede massaggiatore, perché all'epoca non si ha la borsa con tutto, andavi col secchiere dell'acqua e un asciugamano, e lui arriva col secchiere, prende quest'acqua e poi si vede uno per terra di questi, e lui che corre, e aveva un leggero problema fisico alla gamba sinistra, che corre e poi è scoppiata la fine del mondo. Insomma, la leggenda narra che dentro c'era un martello e gli ha vendicato tutti. Dentro l'asciugamano? Così, dentro l'asciugamano, ma come se... Però non l'hanno visto, perché lui poi è logico, ha dato... sempre la leggenda narra che lui si è messo sotto come faceva di sotto, cioè non è che ha fatto una cosa... E nessuno l'ha visto. E poi, però sono scoppiati poi tra ferugli e... è venuto di nuovo, ha preso di nuovo una squalifica. Insomma, lui diceva: i ragazzi per me sono miei figli, cioè guai a toccargli un... E lui poi, ecco, sdrammatizzava, a volte capitava all'epoca, un infortunio grave, lui te lo faceva sempre apparire, sempre meno grave. Però, siccome finita la malattia, accompagnava i ragazzi, andava in ospedale, cioè... Erano persone che con pochi mezzi, probabilmente il diploma da massaggiatore l'ha preso proprio qua a Sanremo, mentre Marini l'aveva fatto il corso tutto. Anche Marini diceva: è l'abusivo di Piazza Colombo, non ce l'ha il coso. E lui diceva: ma no, perché io curo i giocatori da Sanremese e sono in regola. Era bellissimo, perché sembrava vedere Gino Cervi e Fernandez, sì, Pepponi, sì. Don Camillo. Ma so che nell'intimo loro si stimavano, perché Marini mi ha detto, sai, a me me la raccontava tutte le volte, perché piaceva sentirlo parlare, mi diceva: io sapevo lui era fortissimo tecnicamente, ma io che c'avevo la gomma mi faceva nervosire con sti pugnetti, e allora io invece c'avevo la castagna, io c'avevo tempo da perdere, e infatti era fisicamente. No, è davvero un fisico scultore. Comunque ottime persone. Grandi personaggi che hanno seguito le orme di non dimenticarsi mai di Tumela della Casa, che è storico massaggiatore, non una ventina d'anni prima che ha fatto massaggiatore per nazionali, l'Inter, tutto, e quindi era stato nella Sanremese il babbo, sì, dell'attuale, cioè il nonno dell'attuale massaggiatore. Dell'Inter. Perché Giancarlo si è ritirato anche lui, perché anche lui i suoi anni ce l'ha. E, insomma, questi sono altri personaggi legati alla vita, che hanno dato gli anni più belli loro come... E poi personaggi. Ezio, grazie per la tua preziosa testimonianza. Io posso rendermi utile in qualcosa...
sono ben felice. Beh, la tua memoria ci fa comodo e ci regala dei ricordi bellissimi. Noi ti ringraziamo, torniamo a trovarti alla prossima occasione, sempre su Vecchie Storie di Calcio. Alla prossima. Va bene, ragazzi. È da un po' che mi scervello, senza venirne a capo, quando serve.